Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. L'Unione Industriale di Torino al via la trattativa tra i sindacati, Associazione Quadri con Stellantis, CNH Industrial, Iveco Group e Ferrari per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro in scadenza il 31 dicembre. Nel pomeriggio ascoltati anche i pareri dei delegati FIOM. Tassista morto 3 giorni fa dopo l'aggressione di giugno in piazza Bengasi, identificati 3 giovani, dall'inchiesta emergono nuovi dettagli che aiutano a chiarire la vicenda. È possibile che a Torino l'accensione del riscaldamento slitti ai primi giorni di novembre, ad affermarlo il sindaco Russo a margine della presentazione delle luci di artista. Fuga di gas a Lanzo Torinese, case evacuate, interrotta la circolazione dei treni, è successo in via Torino dove durante alcuni lavori di scavo è stata tranciata una condotta, sospese le corse tra Ciriè e Germagnano della ferrovia Torino-Ceres. Lo smog, allerta arancione a Torino, stop ai diesel fino agli Euro 5, l'interruzione è valida tutti i giorni festivi compresi dalle 9 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica. Donatore di sangue cercasi, oppure il Piemonte non sarà più autosufficiente, le donazioni sono in calo costante dal 2015, l'ultimo invito a farlo arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale di Cuneo. Il calcio, la Juventus sprofonda, battuta a Lisbona, saluta la Champions League, il Benfica dilaga e poi trema nel finale, bianconeri fuori nella fase a gironi. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.